Sei bellissima. Ora abbiamo la stessa temperatura. Ain't gonna get there. Dimenticate il romantico vampiro di Twilight. Ora Robert Pattinson, acne, barba sfatta, capelli ossigenati, sguardo torvo, ha assunto il tipico physique du rôle da paladino del cinema indipendente. You're incredible, do you understand? In Good Time dei fratelli Safdie, in concorso al Festival di Cannes, l'attore britannico interpreta un personaggio borderline, un piccolo criminale che coinvolge in una rapina il fratello autistico. Il colpo va male, il ragazzo viene arrestato e l'imbruttito Robert Pattinson si lancia in una notte di disavventure per cercare di liberarlo. Certo, il bel Robert non riesce a tenere lontane le fan nonostante l'impegno profuso in un cinema di confine. Abbiamo girato nella stanza d'emergenza di un ospedale senza aver nessun permesso. Questi registi fanno davvero un cinema selvaggio. E c'è già tra gli addetti ai lavori chi scommette che Robert Pattinson sia il candidato più valido al premio per il miglior attore. Sarebbe un piccolo brivido di novità in un festival che quest'anno, tra feroci polemiche, allerta terrorismo e incidenti di percorso, non sembra aver convinto nessuno. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Every day I